Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi la seconda parte dei prodotti a mio avviso davvero utili per la pesca, degli accessori che costano davvero poco a un prezzo accessibile che ho acquistato su AliExpress, ma vi lascio anche qui sotto in descrizione, oltre ai link dei singoli prodotti, anche i link alternativi se ci sono di Amazon. Ovviamente cambiano i tempi di consegna, su Amazon di solito ci sono tempi più corti, ma il prezzo aumenta di qualcosina. Vi dirò indicativamente i prezzi all'acquisto e andiamo a vedere così velocemente tutti questi accessori. L'ho acquistati in questo periodo proprio perché vado a pescare, la passione per la pesca soprattutto al lago e al fiume, quindi mi servivano degli accessori per mettere un po' di ordine tra i vari artificiali, i vari spoon eccetera, e ve ne ho portati diciamo alcuni. Andiamo magari partendo con questo blocco, diciamo, l'ho comprato proprio così, 20 pezzi, e sono i fili in acciaio per la pesca al luccio. C'è la parte sopra della moschetta, del moschettone e la girella. La dimensione varia, potete scegliere voi la lunghezza, questa è la più corta, sono 20 pezzi, ripeto, pagati 1,33 euro più spese di spedizione di qualche euro, ovviamente dipendono poi magari dove abitate, e funzionano, nel senso l'ho già montati sulla canna che ho per la pesca al luccio, vanno bene anche per il perch. Colore verde, ma potete trovare anche al link qui sotto diverse colorazioni, c'è anche nel colore nero. Eccoli qua, questi veramente ottimi. Secondo prodotto che sono andato a acquistare sono queste scatoline. Devo dire che si deve cercare bene, cioè prima di acquistare vado solitamente a guardare per bene i vari prodotti, a osservare un po' quelli che sono i commenti, quindi ci tengo anche, visto che ci sono tanti appassionati della pesca, a condividere un po' quelli che sono secondo me prodotti davvero validi. Questo secondo me è davvero funzionale, una scatolina che non ha delle dimensioni diciamo grandissime, anzi se non erro c'è anche la dimensione un po' più grande, ma a me mi serviva proprio di queste dimensioni. Vado giusto a far vedere quant'è indicativamente, sui 17 e un 10 un po' meno perché c'è anche il bordo, però qual è la caratteristica? Che potete andare a mettere dentro sia, non so, le montature, come nel mio caso le moschette per il persico, per non stare diciamo in giro così buttate nello zaino, ma c'è anche questa parte in plastica soffice dove potete attaccare dentro, vedete che ci sono queste fessure, i vostri spoon. Io l'ho acquistata sia per quello ma anche come scatolina per non avere gli ami che poi, se le lasciate diciamo così sparsi, vanno a bucare lo zaino e impigliarsi. Come vedete c'è questa clip solida che vi permette di chiudere, veramente comodo, lo spessore non è elevato ma va benissimo per degli spoon, e se girate c'è anche un'altra parte ovviamente che ha la stessa caratteristica e si può andare proprio a incastrare, quindi se volete incastrarli dovete semplicemente andare a fare questo gesto, vedete, e si vanno a togliere. Quindi se vi servono entrambi potete andare semplicemente a incastrare così o semplicemente tenerle sfuse. Quindi questo è davvero ottimo anche per avere un certo ordine nella propria cassetta da pesca. Prodotto veramente buono, volete sapere ovviamente il prezzo, ve lo dico subito. Li ho pagati questi qua, due pezzi, 3,50 l'uno, quindi un totale di 6,87 inclusa la spedizione. Non è tantissimo. Seconda tipologia di scatolina, questa per mettere dentro diciamo un po' gli artificiali. Qua mi si è andata a rompere perché l'ho fatta cadere, ma è davvero dura come plastica, quindi ce ne vuole. Questa l'ho fatta cadere, ha fatto una bella caduta prima di rompersi, ma come vedete una scatolina che mi permette di mettere dentro vari articoli, 15x10, senza appunto avere tutto in disordine. Questa è la medesima, ovviamente è integra, e ce l'ho davvero da un po' queste scatoline.
sono veramente funzionali, mi permettono di mettere tutto in ordine. Queste sono solo alcune delle scatoline, perché ne ho prese diverse ovviamente, trovandole funzionali e funzionano. Qua addirittura potete mettere dentro i cucchiaini, questi li uso soprattutto per la trovata e anche per il luccio, vanno bene. E quindi anche questa è davvero ottima. Scrivetemi magari qui sotto anche chi è un po' un pescatore e che appunto apprezza questi video e ne vorrebbe vedere altri, magari dove provo sul campo delle esche o degli artificiali. Allora, questa è un'altra tipologia, un po' più piccola, c'è la clip blu, anche questa qua siamo sui 2,5 e potete metterci di tutto, dalle gomme per avere ordinate o anche da diciamo i cucchiaini o gli spunti piccolini, potete poi sbizzarrirvi, ma questo è funzionale nel senso. Su queste adesso dovrei guardare lo storico, ma veramente costano un prezzo irrisorio, se mi ricordo bene tipo una scatolina di queste costava massimo 2 euro, e vi lascio comunque tutti i link in descrizione. Ma arriviamo poi al pezzo forte, ovvero a questa qua, che veramente è bellissima. A me serviva una scatola per mettere questi artificiali che costano davvero tanto, tra l'altro, ma che appunto fossero così pilati bene, riparati da colpi e da rischio di incaglio, e sfrutta appunto questo sistema che si apre da una parte e dall'altra. Come vedete c'è l'apertura, ci sono le varie fessure, anche qua c'è una fessura che si potrebbe utilizzare. Io metto dentro qua artificiali per il perca, per il luccio, per la trota. Se poi volete andare a vedere nel dettaglio faccio anche magari una recensione. Questi sono la maggior parte della Stucchi come marchio e sono ottime. Qua si va a chiudere e dall'altra parte uguale, ci abbiamo le altre esche. È veramente comodo, nel complesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comparti, più vabbè ce n'è uno piccolino qua, ma non lo utilizzo. E dimensioni potete anche scegliere dal sito, se non erro da AliExpress. Guardate bene le dimensioni, ve le mostro direttamente, e come spessore è questo. Diciamo che comunque gli artificiali in generale li andate a mettere anche quelli grossi senza problema, perché è abbastanza profondo. Sono all'incirca quasi 4, vedete, 4,5, quindi ci stanno veramente senza problemi, e sono anche grossi alcuni, quindi davvero utile anche per quelli un po' più lunghi. E ho faticato a trovarne una così, ma il prezzo è veramente conveniente. Pensate, con 10 euro ve la portate a casa ed è veramente solida e anche bella pesantuccia. Arriviamo poi a un altro prodotto che secondo me è utilissimo, lo cercavo da tempo, e ovvero questa custodia che vi permette di mettere tutti gli artificiali in bustina. Allora, il materiale è super resistente, il nylon duro, c'è una taschina che potete andare a mettere dentro i vostri artificiali, magari un po' più soldi, altre cose. Questi qua sono mangiati, distrutti, Black Minnow, dai persici. Io quindi qua ci vado a mettere queste, taschina che tra l'altro non è neanche troppo piccola, quindi abbiamo un 15 e un 16 più o meno. Poi c'è anche questa parte di plastica eventualmente per legarla, e poi si apre da questa parte con questo velcro e avete tutte queste parti di plastica, ovviamente sigillati per non perdere eventuali aromi o per non far cadere le buste, che vi permettono di stoccare tutti i vostri, le vostre esche. Quindi comodissimo per averle lì organizzate. Adesso vado giusto a scorrere per farvi vedere, vi potete mettere veramente tutte le vostre esche così che le possiate ritrovare. Ci stanno anche quelle della Molix, e qua vabbè c'è un'altra taschina comoda in rete per mettere altro. Qua c'è un'altra montatura per i persici, le moschette. Quindi davvero bello. I comparti, se non erro, sono 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dovrebbero essere. Quindi non è facile trovarne così tanti, però sembra anche resistente sulla cucitura qua e avete tutto sempre in ordine. Arriviamo poi all'ultimo accessorio che ho pagato, tra l'altro non vi ho detto appunto qual è il prezzo di questa custodia, siamo sui 11 euro compresa spedizione. Ottimo, trovate sempre il link. Ultimo prodotto che mi serviva per pescare sia al molo, ma va benissimo per il porto, ma anche sul prato, è questo cavallettino che non pesa niente praticamente, ma anche bello resistente. È arrivato integro nel pluriball, nella confezione, quindi non si è assolutamente danneggiato, temevo, ma invece non si è danneggiato. Chiuso così compatto, misura circa, vi vado a fare una misura al volo, siamo sui 41 centimetri più o meno. Si va a appoggiare, questi sono di plastica, come un treppiede tradizionale, aprendosi in questa maniera, e poi ci sono i ganci che si vanno ad aprire così e vi permettono di mettere le canne da pesca. Potete metterne una qua, poi una, due, tre, quattro, quindi veramente funzionale. La parte qua è in metallo, acciaio, mentre qua è tutto plastica e qua acciaio. C'è la comodità che si può andare a svitare il piedino e quindi si può allungare. La lunghezza non è altissima. Adesso me la vado a misurare tanto per, ma non è pensato per avere le canne così alte, ma giusto per avere un rialzo. Siamo sui circa un 54. E per averle non appoggiate per terra, o comunque può essere ideale per la pesca, alla carpa o al porto, eccetera. Si richiude quindi senza problemi e c'ha tra l'altro questo gancetto che a mio avviso dovrebbe servire proprio per mettere un peso, un sacco con dentro dell'acqua o della sabbia e tenerlo fermo così che il peso sia, così che il cavalletto sia contenuto. Bene, questi qua sono i prodotti, vi dico anche qui giusto il prezzo del cavalletto, siamo a 11 euro compresa la spedizione. Secondo me sono degli accessori davvero funzionali in termini di qualità-prezzo, che vi consiglio sicuramente. Non sono pagato e non me li regalano questi prodotti, ve li faccio vedere giusto perché li trovo convenienti e utili. Vi lascio i link di ogni prodotto. Se volete sostenermi, appunto, potete iscrivervi al canale, mettere un like e scrivermi qua un commento se avete delle richieste o dei commenti. Ma ci tengo a vedere quanti di voi sono pescatori. Grazie, link in descrizione di tutti i prodotti e alla prossima review.